nostra ideale camminata alla scoperta dei tesori del museo oggi ci porta a parlare di musica. Qui davanti a me vedete dei libretti d'opera, sono prime edizioni di alcune delle opere più significative del periodo storico che il nostro museo racconta. Mi tiene compagnia, graditissimo ospite in questo appuntamento, e chi meglio di lui può aiutarci a esplorare questi tesori e questo argomento? Sebastian Schwarz, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, che ovviamente ringrazio molto per essere qui con me. Sebastian, l'opera lirica può essere considerata addirittura come uno dei momenti più significativi del processo identificativo dell'unità nazionale che percorre gran parte del secolo di riferimento? Sicuramente è stato usato come veicolo. C'era bisogno in ogni processo di creazione di un'identità, c'è bisogno di veicoli che ci aiutano a trovare paralleli, a trovare personaggi, situazioni, emozioni con le quali nelle quali ci possiamo riconoscere come popolo, e che poi ci magari spiegano o ci portano attraverso questo veicolo dello spettacolo alla soluzione, o alla soluzione sia, non so, di una storia d'amore o alla soluzione politica di un popolo che viene portato alla libertà, come nei casi qui. E quindi questi veicoli servivano sempre, ovviamente. Ma specialmente nell'Ottocento, in un'Italia che Italia non era ancora, che però era il luogo dove la lirica era nata, 200 anni prima, 250 anni prima, intorno al 1600, e dove aveva un ruolo ben specifico la lirica. In quel periodo era nata nei saloni della nobiltà, come divertimento, e poi man mano cambia ovviamente il pubblico. Ecco, Sebastian, evidentemente nella metà dell'Ottocento a teatro andava la borghesia, andava quella parte di popolazione più abbiente e facoltosa. Quindi voglio chiederti come avviene che l'opera travalica le mura della Scala, le mura dei teatri e diventa patrimonio comune degli strati più semplici, meno acculturati della popolazione. Fare un passo indietro, ricordandoci che col primo teatro pubblico del mondo, cioè il primo teatro lirico, 1637 a Venezia, nel Teatro San Cassiano, dove per la prima volta vengono venduti biglietti al pubblico, chiunque chi voleva poteva permettersi un bigliettino, e vuol dire che da quel momento in poi ovviamente c'è stato un cambio radicale anche della sociologia del pubblico. Abbiamo tutti i mestieri, non so, i calzolai, le cameriere, tutti quanti stavano in piedi nella platea e seguivano quello che era lo spettacolo di quel giorno, di quel mese. Bisogna anche dire che non c'è solo l'alta borghesia in pubblico, ma ci sono anche i lavoratori del teatro. Sono tutti i mestieri che servono dietro il palcoscenico, che vedono nascere, sono testimoni della nascita di un titolo, di un'opera, di un pezzo di prosa. Sentono i testi, sentono la musica per qualche settimana prima della prima, prima che lo veda il pubblico borghese della prima. E ovviamente già così nasce e portano al di fuori dei muri del teatro l'informazione. Sta nascendo qualcosa di particolare. Lì parlano del popolo che bisogna portarla alla libertà.
ode, le storie d'amore, tutto questo, esce già anche così nel periodo prima delle prime. E poi ovviamente il pubblico della prima, che lo interpreta in un'altra maniera, che magari lo mette nel contesto di quello che sanno leggere, che sanno capire bene come bisogna interpretare quello che sta succedendo sul palco. Parliamo anche di una società con un'altissima percentuale di analfabetismo o semi-analfabetismo. Ovviamente sappiamo benissimo che all'epoca non c'era né televisione né internet, tutto quanto, quindi la gente andava al teatro per divertirsi e anche per ottenere delle informazioni, e andavano quasi tutti i giorni. Quelli che avevano i palchi andavano tutti i giorni, perché non c'era altro da fare, diciamo. E quindi diventava un incontro anche sociale con i vicini, con tutti gli altri, con i colleghi, non so. Diventava un'altra cosa di quello che conosciamo essere adesso il teatro. Perché adesso ovviamente è più facile mettere in contesto, noi leggiamo, sappiamo le storie, non so, dell'opera, sappiamo, lo guardiamo da 200 anni più tardi e lo mettiamo in un contesto e comprendiamo in maniera diversa. Eccolo, lo dicevamo all'inizio, abbiamo qui in mezzo al nostro tavolo questi preziosissimi libretti d'opera, segnatamente il Nabucco e I Lombardi alla Prima Crociata. Sono due opere che vengono presentate tra il 1842 e il 1843. Due opere che fanno riferimento a fatti storici molto antecedenti al periodo risorgimentale: la deportazione degli ebrei da Gerusalemme, la liberazione di Gerusalemme dai musulmani. E sappiamo che sono diventate un po' le pietre angolari del pensiero patriottico risorgimentale. Ecco, ma quello che voglio chiederti è: queste analogie tra periodi così diversi si sono sviluppate, lasciami dire, in presa diretta all'epoca già, o è un po' una narrazione che a posteriori viene cucita su questa liaison apparentemente così distante, così impossibile? Allora io direi sicuramente c'era qualcuno che vedeva le paralleli e riconosceva le somiglianze magari di quello che stava succedendo sul palco con quello che stava succedendo intorno alla società. Ma quello che ovviamente fa parte del mito della genesi di un paese, di una nazione, un'identità unita, ha sempre bisogno di un inno. Gli inni nazionali a cosa servono? No? A unire e a dare una melodia sotto la quale tutti noi ci riconosciamo in tutti i paesi. E un inno nazionale, non so, il romanzo nazionale o del periodo, qua immagino siano I Promessi Sposi che sono stati riconosciuti come quell'opera. Ma sicuramente non credo che il 29enne Giuseppe Verdi, appena uscito da un clamoroso insuccesso dopo la sua prima opera, anche la seconda opera alla Scala, Un giorno di regno, anche quello non era proprio un grande successo. E quindi dopo questi insuccessi non credo che Verdi abbia avuto in mente di adesso creare qualcosa, un dramma politico che potesse servire come veicolo per il movimento del Risorgimento. Questo sono sicuro che è stato caricato dopo da chi aveva bisogno di creare questo mito, chi aveva bisogno di trovare simboli, trovare anche personaggi che potevano diventare rappresentanti intellettuali, culturali di un movimento. E questo, la parte, diciamo, la testa, la parte intellettuale del Risorgimento,
ovviamente le paralleli sono eclatanti, no? Ovviamente ha riconosciuto nel Nabucco, anche in certi momenti dei Lombardi, questa qualità e quindi ha cercato di... Hanno creato Giuseppe Verdi, senatore a vita, no? Quindi hanno avuto bisogno di un personaggio che a questo punto, però parliamo poi dopo il 50, dopo il 60, di un personaggio con una fama ormai anche internazionale che rappresentava un'Italia unita. Poi ovviamente troviamo anche Verdi stesso contribuisce a questo mito. Nel 1879 scrive un po', descrive la genesi del Nabucco. Depresso, torna a casa da una riunione con l'impresario del Teatro alla Scala, che gli aveva dato un po' il libretto per Nabucco di Solera, che in realtà è stato scritto per un altro compositore, era stato scritto per il tedesco Otto Nicolai, e Verdi poi descrive, però nel 79, 40 anni dopo quasi, che tornando a casa buttò il libretto in un angolo e si apre la pagina del Vapensiero, di questa preghiera. Che cos'è stato il Vapensiero in realtà? Musicologicamente, anche interpretando il Nabucco, non si può tirare fuori solo il Vapensiero e parlare di quel coro, perché quel coro fa parte di un insieme. Il Nabucco è la prima opera dove il popolo ottiene una voce, diventa un personaggio per sé, non ha un nome, è il popolo, o sono gli ebrei, sono i babiloni. Il popolo parla, diventa protagonista e questo è una novità, una delle novità del Nabucco, ma bisogna leggerlo, bisogna ascoltarlo con l'insieme della struttura, il primo coro, il secondo, il terzo, di cui il Vapensiero è uno, fa una parte di una struttura. Adesso è stato estratto e viene utilizzato un po' come rappresentante dell'idea del Risorgimento, ma in realtà è rimane una preghiera di un popolo che sogna di tempi migliori e che spera di poter superare le difficoltà del momento. Certo, le paralleli ci sono, ma sicuramente sono state utilizzate dopo e strumentalizzate. In conclusione, ringraziando infinitamente per la sua disponibilità ed amicizia il direttore Sebastian Schwarz, rammaricandomi, come credo chiunque guarderà questo video, del fatto che potremmo parlare col direttore Schwarz ancora per molte ore, ma vorrei chiudere in spirito assolutamente risorgimentale, leggendovi delle righe vergate da Giuseppe Verdi, che a me hanno colpito enormemente, e mi sembra una buona occasione per salutare voi e il direttore Schwarz. Verdi scrive: tu mi parli di musica, cosa ti passa in corpo? Tu credi che io voglia ora occuparmi di note, di suoni? Non c'è né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848, la musica del cannone. Io non scriverei una nota per tutto l'oro del mondo. Ne avrei un rimorso immenso, consumare della carta da musica che è così buona a fare cartucce.